Vediamo quali sono alcune tra le cause che incidono sulla presenza al di sotto della città di Roma di un sottosuolo potenzialmente pericoloso. Consideriamo qui i fattori di pericolosità connessi in particolare con l'accadimento di terremoti e con i fenomeni di subsidenza. La sismicità di Roma, sebbene modesta, ha costituito nei secoli un effettivo pericolo per l'incredibile e davvero unico patrimonio monumentale della città. Il rischio sismico della capitale è infatti aumentato negli anni perché, mentre la pericolosità è rimasta praticamente invariata, sono aumentati di molto la vulnerabilità e il valore esposto, cioè la densità di popolazione, il patrimonio storico monumentale, dovuti all'effetto antropico. Roma è costruita in buona parte sia su colline di origine vulcanica che su terreni poco compatti, presenti nelle valli fluviali del Tevere e dei suoi affluenti. I famosi sette colli erano originariamente separati dagli affluenti del Tevere, di cui oggi non è più possibile distinguere il percorso, perché le loro valli sono state prima colmate dal materiale alluvionale e dai terreni di riporto legati all'urbanizzazione e successivamente intensamente edificati. Tutti questi depositi presentano proprietà geotecniche scadenti, che favoriscono fenomeni di amplificazione delle onde sismiche e richiedono quindi particolari attenzioni dal punto di vista edilizio. A questo riguardo, il Colosseo è un testimone davvero eccezionale. Simbolo di Roma, meraviglia storica giunta fino a noi tra mille peripezie e che, oltre a raccontare il passato della città, narra un'altra storia, quella sismica. La grande disomogeneità geologica e geotecnica dei depositi sottostanti hanno creato, infatti, fenomeni di amplificazione locale che, uniti alle cattive condizioni del monumento, hanno causato danni ingenti alla parte meridionale. Questo si può vedere nella simulazione dello scuotimento del suolo che si potrebbe avere durante un terremoto e le diverse risposte dei terreni sottostanti al monumento. Il Colosseo è stato costruito infatti parzialmente sulla valle del Fosso Labicano che, con i suoi sedimenti alluvionali, produce l'amplificazione delle onde sismiche. Ma nel corso dell'evoluzione millenaria di Roma, l'uomo ha influito in modo determinante sulla modifica dell'aspetto originario del paesaggio su cui la città si è andata espandendo. Lo sviluppo della città è stato infatti difficile e contraddittorio. Iniziato con l'avvento di Roma Capitale, ha allontanato sempre di più il paesaggio urbano dell'area romana da quella naturale. Molte strade ripercorrono l'antico tracciato dei vecchi corsi d'acqua, tributari del Tevere, e molti edifici sorgono sui depositi alluvionali degli antichi fiumi ormai sepolti. Ormai purtroppo si può solo leggere degli splendidi giardini di Villa Ludovisi o rimpiangere le chiese e le case medievali, rinascimentali e barocche completamente distrutte dagli sventramenti avvenuti durante il periodo del fascismo. La coltre di detriti antropici con caratteristiche geotecniche scadenti è ormai il primo strato del sottosuolo cittadino, arrivando in alcune zone fino a 30 metri di spessore. Il rischio sismico non è quindi l'unico rischio dell'area romana. Molti edifici hanno infatti subito gravi dissesti a causa di fenomeni di subsidenza. La responsabilità privata, l'impegno politico e l'educazione al rischio stesso devono diventare gli strumenti indispensabili per la creazione di un modello educativo e normativo che possa affrontare le problematiche connesse con inevitabili trasformazioni urbane e metropolitane.